Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Il vocabolario Treccani e la voce invocazione dice che trattasi di una richiesta o implorazione di soccorso, di protezione rivolta alla divinità. Come tutte le formule, anche quella con cui si invoca la divinità è di solito espressa in termini prescritti. Caratteristiche sono le invocazioni greche o romane. O Zeus, o con qualsiasi nome tu preferisca essere chiamato, che cercano di includere tutte le divinità, pur di non tralasciare quella eventualmente interessata, rivelando l'angoscia di fronte alla possibilità di una formula errata. Spesso ci chiediamo, ma è proprio utile pregare? Dio sa tutto, certamente, ma la preghiera non deve essere solo una recita di alcune formule, ma può essere vissuta come un'invocazione, come ci ricorda il testo biblico. Il profeta Geremia dice: «Invocami, e io ti risponderò. Ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci». Quindi la preghiera deve essere una richiesta spontanea e volontaria. Frommel ha detto che la preghiera è un atto eroico della libertà umana, poiché l'uomo rinuncia liberamente alla propria volontà per sottomettersi a quella di Dio. Questo non è facile, ma è possibile. La preghiera forse non è apprezzata come dovrebbe essere, perché è il più gran privilegio che sia stato accordato all'uomo, dato che gli permette costantemente di avere accesso al trono della grazia. Vedendo come giorno dopo giorno Dio si interessa a noi e ai nostri problemi, esaudendo le nostre richieste secondo il suo volere, la nostra fede si rafforzerà sempre di più. Ma quali sono i benefici? Come afferma Clavel, solo la preghiera può guarirci dall'angoscia esistenziale e far zampillare le sorgenti vive dell'essere. Inoltre, colui che prega e che ricerca Dio diventa libero, gli è permesso di cambiare. La preghiera non è un atto di umiliazione, ma una grande liberazione, poiché essa ci fa partecipare alla libertà di Dio e l'intercessione ci associa alla marcia di tutta la creazione verso la libertà, in modo che noi stessi ne siamo trasformati. Preghi solo quando ti rechi in chiesa? Le tue preghiere non hanno più sapore? Un suggerimento. Prendi spunto dal Padre Nostro e dal Libro dei Salmi, che sono delle belle preghiere cantate, e troverai spunto per le tue preghiere. Ci sentiamo soli? Abbiamo dei problemi familiari? Se stai attraversando un periodo difficile, puoi portare il tuo problema ai piedi della croce e supplicare il Signore di darti una risposta. Non fa niente se non sarà la tua risposta, ma almeno capirai quale strada intraprendere. Dopo che hai pregato, dedicati tranquillamente alle tue faccende domestiche e al tuo solito lavoro, e vedrai che al momento opportuno lo Spirito agirà secondo la tua invocazione. Abbiamo un valido strumento nelle mani, allora perché non approfittarne proprio adesso? Buona giornata.